tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 206esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Siamo partiti così a bomba ragazzi perché in questa puntata voglio assolutamente finire salvo imprevisti questo viaggio. Per cui andremo a cannone, proprio cannone cannone. In modo che voglio comprare il nuovo camion e entro la 210esima puntata fare una cosa un attimino diversa dal solito. Anche se sinceramente non so se riuscirò a farla in tempo. E la vedo dura. Però ci proviamo. Questo non vuol dire fare i matti senza il limitatore, inchiodare in curva, anzi. Al contrario. Andare cauti senza fare incidenti. Andare crauti con i crauti. Buoni. Che poi, una cosa che adesso mi è venuta in mente. Che... tanto buon venerdì a tutti. Adesso vi darò buona giornata a tutti ogni giorno della settimana. Così. Perché mi giro così. Buone tre a tutti. Tra un'oretta più o meno. Merenda. Magari l'avete già fatta. Magari siete come me. Faccio. Boh. E... mi sono scordato. Perché voglio dire qualcosa e mi scordo? No, sono l'unico che ha questo tipo di problema. Cioè, non lo so, ogni volta mi capita. Non è che mi capita una volta, è sempre. Voglio dire una cosa, mi dimentico. Guardate qui. Io non sto neanche toccando il volante. L'ho messo all'inizio, non l'ho più toccato il volante. Fai lo svincolo ai 90 all'ora e non succede niente. Ma cosa c'è? Dobbiamo uscire. Vediamo un pochettino che... cosa ci fa fare la strada? Farci sta strada qui? Cioè, guarda che giri che ci fa fare. Cioè, questa è molto meglio. Non so se sono l'unico che arriva a pensare il navigatore stupido. Ma molto, o che cosa? Amsterdam. Ok, abbiamo perso troppo tempo. Adesso acceleriamo, togliamo il limitatore e andiamo. Non è vero, non toglierò mai il limitatore. Comunque una cosa che secondo me dovrebbero assolutamente fare in questi interni, mettere i tasti veri dello Scania. Perché questi qui quadrati non sono veri dello Scania. Qui dove ci sta ad andare? Di qua dobbiamo stare. Vero? Casino che c'è. Qui c'è il limite degli 80. Noi abbiamo il nostro Scania R490. No, 90. 90. Allora, può darsi, anche se non penso. Non penso che io abbia già fatto il 5.20 quando voi vedete questo video. Nel caso voi lo state vedendo, ditemi un pochettino come vi piacerebbe vederlo. Cabina alta, bassa o media o incline. Che a me no. Nel caso io l'abbia già fatto, cioè nel caso l'abbia già fatto lo vedrete. Non lo so come lo vedrete. Però forse l'ho già fatto. Non ne sono sicuro, ma forse l'ho già fatto. No, non penso di averlo già fatto. Mamma mia, che scalata che ci tira. Quando deve scalare così non scala. Quando non deve scala. Andiamo su. Un'uscita dell'autostrada del genere. Non so quanto possa essere comoda, diciamo. Ce ne sono, eh. Basel. Non so come si pronuncia. Stavo frenando perché ho visto l'arancione. Occhio te. Ho visto l'arancione, ma in realtà era l'arancione. Cioè, era lampeggiava. Era, mamma mia, come sto parlando. Qui tagliamo la curva, tanto non ci sta nessuno. Dobbiamo andare alla precedenza al treno. Tram. Ok, di qui niente tram. Non penso che vengano di incontro male. Che strada mi fanno fare anche qui, però. Mi fanno andare dentro i paesini, mi fanno andare. Vabbè. Però è bello quando ti fanno... sono mucchi di erba. Cosa, ho tagliato l'erba su farming, mi arriva qui. Anche io sono in America, sono un po' a distanza, nel caso tu non avessi capito. Allora, qua, aspetta che non si capisce cosa. No, metterceli più vicini i cartelli, no, là te li devono mettere. Ho fatto il giro boh. Ok, andiamo giù di qui.
scusa, non c'era un modo per passarci senza... Scusa un attimo, che io sono curioso, non c'era un modo per passarci tipo... Ah no. Ah, sarebbe stato da fare questo e io sono passato per la città. Sì, vabbè, uguale, dai. Permesso, signor camion. Buongiorno. Ecco. Ora, qui ce ne andiamo, abbiamo ancora circa 10 ore. 10 ore e 10. 10 ore e 10 di strada, che dovremmo fare una pausa sicuramente perché abbiamo 10 ore di strada e 7 ore di guida. Non penso di riuscirne a recuperare così tante, ecco. Però chi vivrà vedrà. Quindi vivete e vedrete. Allora, qui, ah, siamo in Francia già. Basel, mi sembra che fosse il paese, pensavo fosse tipo, no, tedesco, non, in effetti. Non so da dove potrebbe venire, cioè, se non sapevo che fossi stato in Francia, non l'avrei detto che saremmo stati in Francia. Magari Basel era ancora, forse era ancora in Svizzera, sapete ragazzi. Tutto può essere. Tutto può essere. Io, a me vengono i dubbi che io abbia acceso il microfono. Che cavolo di cose, ogni volta con i lampeggianti, che poi non danno anche fastidio perché vedi, ti illumina tutto dentro. Beh, in questo caso poco. Ora qui noi andiamo tranquilli, autovelox o non autovelox, noi siamo più che regolari perché facciamo i 90 all'ora, quindi il limite è 90, noi siamo i 90, quindi siamo perfetti. Ah, là c'è un confine con la Germania, penso proprio di sì. Ah, quindi proprio qui siamo sul confine tra Austria, sì, tra Austria, ciao, tra Francia e Germania. Eh sì, vedete. Vediamo allora dove era Basel. Basel era ancora in Svizzera, se si segna giusto. Ma noi non dovremmo andare in Germania, vero? Cioè passiamo, mamma mia, guardate, passiamo sul pelo. Passiamo in Lussemburgo, Paesi Bassi e andiamo a Amsterdam. Sì, ho fatto un po'. Non li ho messi in ordine, perlomeno. Tra 200 metri possiamo parcheggiare, ma a noi non serve parcheggiare perché comunque abbiamo ancora un bel po' di strada. A meno che io possa fare una cosa del genere, ovvero fare la pausa subito in modo che venga anche giorno. Almeno vedete anche voi meglio. Tanto ce la facciamo lo stesso con le ore. Ce la facciamo lo stesso, fidatevi che ce la facciamo. Troppo frenato. Frena. Andiamo, su che è tardi. Su, metti in moto questo camion che sono le 9 di mattina. Andiamo su. Sì. In realtà partire così, dopo quanto abbiamo detto che fa passare 12 ore sto gioco. No, era mezzanotte, 9 ore. Dopo 9 ore partire così col camion proprio. È una bellezza, soprattutto di sera. Se passa la sera, mettiamo già la freccia. Ok, ci fanno infilare queste brave persone. C'è il Volvo vecchio. C'è il DAF brutto. C'è lo Scania con un semirimorchio strano. Vabbè, dai, basta giudicare tutti i camion. Ci abbiamo ancora 600... No, 580 km da fare. Visuali alternative tipo questo. Come vi pare questa visuale alternativa? Perché poi dipende tutta la visuale anche, cioè raramente nei miei video la visuale di un episodio è diversa dalla visuale di un altro. Perché dipende da come sto con la testa, basta che mi muovo di un millimetro la visuale già cambia. Per cui volendo posso mettermi anche così, che sono appoggiato al braccio di destra della sedia. Volendo così che sono appoggiato al braccio di sinistra della sedia. Volendo così che sono appoggiato sul volante. E ce n'è di posizioni. Volendo posso mettermi così, ovvero appoggiato tipo allungato sulla sedia. E volendo posso stare così, ovvero la posizione normale. Che forse è anche la migliore. Potremmo andare un po' troppo in là. Siamo belli al centro, intanto. Qui c'è l'uscita. Dobbiamo uscire a Strasburgo centro. Penso che in inglese si dica centro.
Nancy Mamma mia. Qualcosa del genere. Guarda quanta vegetazione qua. Niente, non incolliamoci. Nulla. C'è la gendarmeria, ragazzi. Io che mi preoccupo della gendarmeria a momenti entro dentro a questi. Me li sono visti male. Infatti ero già pronto a sterzare. Mai distrarsi così. Vabbè, voglio vedere chi in realtà in autostrada si mette a fare così con la testa fuori dal finestrino, Però in realtà non si fa. Infatti, come vi ho detto, nel gioco è molto più facile distrarsi che nella realtà. Nella realtà c'è, almeno per quanto riguarda, per quanto dico io, ecco. Per me è più facile distrarsi nel gioco perché ti guardi un attimo fuori dalla finestra. Poi a parte, vabbè, gli specchi che si vedono male. Poi comunque, se tu fai così nella realtà, con gli occhi puoi guardare davanti, cioè ci metti un attimo. Qui nel gioco ci vuole tempo per muovere la testa, cioè. Se io per esempio faccio sinistra-destra, ecco, io muovo la testa sinistra-destra così. Il gioco non fa neanche in tempo ad andare solo da una parte che cioè, non richiedo che il tracchiere sia perfetto, anzi già perfetto di su. Cioè, meglio di così non penso si possa ottenere più di tanto. Però è sempre un gioco, insomma. Cioè, volendo si può migliorare, ovvero togliendo tutte le dead zone, a parte che io ho poco dead zone. Vedete, più o meno io giro così, poi quando arrivo al centro, sempre girando nello stesso modo, si ferma un attimo in modo che si posizioni e rimanga, diciamo, abbia più margine di errore per il centro del volante. Vedete, faccio così anche per il su, vedete, vado in su, vengo in giù, poi si ferma, poi scende. Come riguarda per andare avanti, vado avanti, vengo indietro. Si ferma e vado ancora indietro, ecco. Dai. Andiamo, andiamo. Su che è tardi. Su. Quanti chilometri ci mancano? 493. 8 ore di viaggio. 8 ore di viaggio, non sono poche. Sai che così vedo tipo lo specchietto là, così lo vedo fino qua? Non lo so. Va bene. Danni avevo mica dei danni, penso. No, 2%, vabbè. Quelli al camion si fanno da soli, è tipo l'usura. Ci vuole davvero un camion migliore, perché a me non mi viene più voglia di guidare. Perché a me nei camion normali non mi piace guidare quelli col cambio automatico. Cioè, il cambio manuale, adesso sarei ancora lì che sto cambiando delle marce. Cambio automatico non mi piace. Cioè, sì, è comodo, per carità, è comodo. Però, anche per giocare non mi piace. Ma in realtà lo sapete che preferisco il manuale. Nel gioco, sì, più o meno uno vale l'altro. Se c'è da fare tanta autostrada, per esempio così, senza caselli, ma anche con i caselli, cioè vedete, io non devo fare nulla. Accelero, rallento e basta. Volendo posso mettere anche il retarder automatico, quindi neanche devo toccare. Cioè, io devo solo toccare il volante e mettere, vabbè, caso le frecce, ecco, insomma, fa tutto da solo. Per esempio qui ora, se il camion perdesse giri, perde velocità, in questo caso no perché siamo leggeri, c'è anche la discesa poco ripida, abbiamo comunque già un motore decente. Nel caso non ce la facesse, lui scala in automatico, comunque si porta su, senza schiacciare acceleratore, freno, frizione, tutte queste cose. Ma l'altro corsia è qui sotto, forse sì. Si vede, sì, è così. È qui sotto, è qui sotto. Dove siamo qui? All'altezza di un po' sotto di me. Vabbè, siamo già nella Francia Alta. Siamo già nella Francia Alta. Francia Alta. Qui c'è l'uscita per Mannheim. Che, ah, qui allora è in quel punto dove siamo proprio al confine con la Germania. Togli il retarder, che tanto non serve. Retarder, rallentatore, dipende, ognuno lo chiama come vuole. Che non dobbiamo perdere tempo ogni chilometro. Guarda questo qui con la Evo, Mitsubishi Evo, in teoria dovrebbe essere. Io faccio sempre confusione tra Lancer e Evo, Mitsubishi sempre.
entrato danger, due tratti sicurezza, va bene, quindi più o meno io sono quello di dietro di me è a danger, se poi so che non si dice danger, però molte volte lo faccio apposta. Tutti sti cavolo di cose io li odio, questi passaggi a livelli qua, i semafori, come si chiamano, i caselli. Cioè non esiste che ce ne siano così tanti in un'autostrada. Ti fanno perdere un sacco di tempo, ma tanto. Cioè in questo momento, se non avessimo fatto questo qui, saremmo già allo svincolo. Sì, è 29. Saremmo già allo svincolo. Va bene mettere i caselli, che è più realistico, ma mettili alle uscite. Mi si è buggato. Ok. Non mettermeli proprio in mezzo all'autostrada, tra un'autostrada e là, cioè proprio così a caso. Poi vabbè, sono sempre cose che magari mettono per aumentare il realismo, però per carità. Io sono anche stanco, proprio stanco, 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 che io oggi ho avuto scuola. Oggi per voi venerdì, questo video ve l'ho registrato mercoledì. Per fortuna ieri sono stato a casa da scuola. Tanto saremmo andati, sarò stato da solo a scuola, perché tutti gli altri, come ho detto ieri, sarebbero stati in gita. Tutti gli altri, la maggior parte, quelli che non ci andavano in gita stavano a casa, per cui per andare a scuola da solo o comunque con un altro sono stato a casa. Poi quando succedono quelle cose è sempre un disagio, perché comunque non c'è il professore, devi correre dietro all'insegnante che deve sostituire, non so se si può dire lo so, è che è sbagliato, supplenzare, ma non so se si può essere un verbo tipo supplenzare, tipo supplere, no, supplire, sostituire, diciamo, che almeno non ci sbagliamo, sostituire l'insegnante mancante, quindi è un casino, perché le altre classi ci sono, tu sei da solo, i professori sono incasinati, qui la via non fai niente per non fare niente. Come del resto facciamo tuttora da 2 mesi a questa parte a scuola, non facciamo niente perché non ci manca ancora dei professori adesso. Guarda che bello Scania che abbiamo. Quella tendina. Per cui, che dire. Qui finisce la Francia, inizia il Belgio. Sì, il Belgio, ciao. Cos'è che comincia qui? Non si capisce cosa. Il Lussemburgo. Queste dovrebbero essere bandiere Lussemburgo. Del Lussemburgo. Lussemburgo. Luxemburghesi. Bruxelles, Liegi. Ok, noi teniamoci di qua. Non dobbiamo più uscire praticamente. Adesso l'ultima uscita è quella che dobbiamo fare noi praticamente a Rotterdam, mi pare. Sì, infatti a Rotterdam. Vabbè, qui qualche svincolo, perché questo posto qui fa un po' schifo. Ma scusa, una domanda. Scusa, eh. Ah no, mi sembrava che arrivasse fino a qui poi si fermasse. Quante carte abbiamo esplorato in tutto? Beh, 18,62%, 62% non è poco, eh. Abbiamo la promodo che espande molto la mappa. No, aspetta, ho sbagliato. Per favore, mi faccia infilare lei. Con quella Peugeot. Là c'è il camion dei pompieri. Qui finisce già Lussemburgo e comincia... Francia di nuovo? No, Germania. Germania. Scusa, dice lui. Ma scusami, ma perché la Germania? No, non è Germania. Che cavolo di paese è questo? Bruxelles. Sono... Sapete che io nella geografia faccio un po' schifo, per cui preferisco evitare di cimentarmi. Sì, evito molto di cimentarmi.
Belgique. Il Belgio. Belgique profonde. La serie che abbiamo fatto su Farming. Belgique profonde. Una che secondo me è stata una delle migliori serie che io abbia mai fatto. Perlomeno io mi sono divertito tantissimo a fare quella serie lì. E anche una delle migliori serie a cui, cioè proprio il pubblico, ovvero voi, siete aumentati tantissimo, la serie sulla Stappenbach, la serie tedesca. Cioè proprio lì siete esplosi. Da un inizio che avrò avuto tipo, ma neanche 100 visualizzazioni a video, alla fine che ne avevo tipo 500. Vabbè, a parte che è durata tanto, è durata una settantina, forse anche di più, di episodi. Quindi ci sta. Ci sta. Eurotrack è in vita da, come ho detto, ora sono 100, no scusate, 206 più, mi sembra sempre questo ricordo di 34, ma non me lo ricordo, una trentina facciamo. Facciamo sì, 34, dai, 34 e 206, beh, siamo da 240 puntate su Eurotrack, 240 puntate. Ho superato tutto il mio limite delle mie serie mai totalizzate in tutto il tempo. Perché se io anche, vabbè, se da Farming facessi dal 2013, dove ho iniziato la serie, facessi tutti i numeri fino ad arrivare a quella adesso, boh, secondo me 100 puntate in una mappa le abbiamo già fatte. Facciamo 100, 200, saremmo sulle 300, forse anche 400 puntate. Poi anche tra tutti i video di Minecraft, anche lì sarà qualche centinaio. Anche lì ho fatto tante puntate. Capita di dover ricominciare le serie. Qui su Eurotrack, come vi ho detto, non ricomincio mai i numeri. Cioè non dico mai stagione 2, ricomincio con i numeri 1, puntata 1, puntata 2. Perché comunque il gioco è sempre lo stesso. Ecco. Farming sì, cambia la mappa, quindi ci sta a cambiare con la mappa anche il numero degli episodi, ecco. Però una scelta che ognuno prende per sé. Se uno vuole continuare con il numero degli episodi, per esempio magari su Eurotrack, oppure ogni volta cambia carriera, ricomincia, oppure ogni volta che su Farming cambia carriera tiene lo stesso numero, ognuno fa le sue scelte. Io ho scelto così perché comunque il gioco è sempre lo stesso, la mappa è sempre la stessa, le mod sono, cioè, se ogni volta che cambio mod, sia così che su Farming, dovessi cambiare il numero degli episodi, sarebbe un episodio, sarebbe puntata 1, puntata 1, puntata 1, puntata 1, puntata 1, stagione 1, stagione 2, stagione 3, stagione 4, sarebbe sempre uguale. Perché comunque aggiorno le mod sempre, cioè aggiorno nel senso metto sempre nuove mod, tolgo vecchie e così via. Mi sta venendo un po' di mal di gola, e quando inizia a venirmi il mal di gola vuol dire che sto registrando da esattamente 23 minuti e 22. Ci mancano 4 ore e 2, penso di riuscirci a fare. Col cambio automatico non si sa perché cambio finestra e mi si toglie l'EDC, che sarebbe Electronic Drive Control, se non erro, l'EDC Eurotrack Driving Simulator. No, EDC Euro Driver Cam. Ci spostiamo? Spostiamoci, dai. In realtà se ci fosse stato qualche vigile pignolo mi avrebbe potuto fare la multa lì, perché c'era la segnaletica che me lo impediva di spostarmi in quel modo. Però vabbè, per qualche metro è inutile, poi non c'era neanche nessuno. Gasolino, ce ne abbiamo, gasoline. Penso di non dover neanche fare il pieno, poi, sapete, perché glielo do via agli autisti. Andiamo, no, gli autisti vediamoli, no, perché adesso sennò perdiamo troppo tempo e non riusciamo a arrivare entro. E poi devo superare i 40 minuti di video, mi scoccia. Non ti fermare di fianco, bravo. Questo cosa ha disegnato il caffè sopra? Vino, boh. Questo cos'ha? Bombole e boh, contenitori, cioè barili di che cosa. Ora quindi sono gli svincoli stupidi che io mi inizierei già a spostare di qua.
mettere un filo di EDC. Potevo spostarmici anche dopo. Mi conviene fare così. No, in realtà non potevo spostarmici dopo. Dato che tutti stanno di qua, ci sto anch'io. Che è più comodo. Ah no, aspetta, forse... Aspetta, qui cosa c'era? Di là... Di là sarebbe... Mato questo qui davanti. Sono pazzi in questo gioco. Ti inchiodano davanti senza neanche chiederti. E penso di dovermi spostare di qua. Non si capisce cosa, ecco. Si pensa proprio di sì. Tutti sti svingoli, cioè... Sì, è bello perché ci sono tanti svingoli, molto, molto traffico. Però, il navigatore non ti aiuta. Sapete cosa ci vorrebbe? Il navigatore vocale su Earth. Ti dice anche in inglese, mi accontenterei. Alla prossima gira qua. Tra qui gira là. Secondo me un giorno o l'altro succederà una cosa del genere. Qua mi devo spostare tutto di qua. E fin qui ci siamo. Non so se sono fotocellule. No, sono lampioni. Cioè, in Germania, quindi. Dove siamo? Qui in questo posto qui c'hanno anche i lampioni sulle autostrade. Gorbo. Scusi macchina, ma mi si mette di fianco anche lei, non lo so. Poi qui le freccine sono messe un po' come capita. C'è un bel ponte. Mamma mia, che ponte basso che hanno fatto però. Cioè, guardate, noi ci passiamo, va bene. Però è tanto. Guardate quanto è basso. Se ci deve passare tipo un trasporto eccezionale o qualcosa. O un ring. Cioè? Puoi fare tipo. Ah, ok, è un raccordo. Mi sembra di aver letto un ring. Poi sono anche delle specie di guarnizioni, però lasciamo perdere. Io mi sposto tutto di qua perché in teoria devo starci. No, in teoria devo stare di qua, al centro. Ops. Perché si blocca il gioco. Vorrei sapere. Queste zone sono pesanti, Cioè, secondo me davvero ci vuole un gran computer per farle girare. Fidatevi. Se a me mi tira questi laghettini, va bene che sto registrando, quindi anche editando. Cioè, sì, anche editando e anche renderizzando sotto. Però, cioè, avendo 2970 in slide, G1 Gaming, un i7 6700K, cioè, ce ne vuole di computer. È la versione quella più alta, è della Pro Mode, quella per i computer più potenti. Però, boia, qui non si capisce, io dovete andare. No, forse devo stare di qua, sai. Forse farei prima guardare i cartelli, in questi casi qua. Sì, ok, mi sa che ci siamo. Ora sì, è questo. Facciamo un salvataggio rapido che non si sa mai. Quanto manca? Sposta. 171.000 euro sono andato. Ci mancano due ore, sì, dovremmo farci. Saremo sui 26 minuti e 30, 27. Vediamo se ho azzeccato. No, 28 e 38. Mettiamo di nuovo la marcia, che ogni volta mi si toglie. Qui. Cambia qua in un altro paese, andiamo. Quanto? No, ho sbagliato. Ok, 5 ore 37. Sì, sapendo che forse senza neanche fare la pausa potevamo arrivarci. Forse, sì, ma credo di sì. Non ne sono sicuro, ma credo di sì. Spostiamoci qua. In realtà avremmo l'EBS, quindi non ci sarebbe molto permesso di fare una cosa del genere. Però noi lo facciamo lo stesso. Il giorno d'oggi più o meno c'è. Ah, guarda dove mi dice i chilometri là in alto, quel pirla. Sì, perché vabbè. Sì, nel gioco lo riadatto. Cioè, in realtà non è proprio così. Lo riadattano un pochettino, ecco. Sì, poi vabbè. In realtà non è che tutti i display sono uguali, perché non tutti hanno il vuoto, non tutti hanno il disegnino dello scanner, alcuni sono vuoti.
Cioè, i seicilindri in linea in genere hanno il vuoto, il sì, il vuoto. Il segnale dello scania in genere, oppure sono vuoti, invece vuotano vuoto in genere. Però ognuno può farci mettere quello che vuole, cioè, dipende, ecco. Che specchio brutto che c'ha sto pullman. Bel ponte che ci stiamo godendo la vista su Rotterdam. Vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa di più scenografico. Guardate che figata. Con il nostro R490. 6 cilindri in linea. Attenzione. Sorpassa la macchina sulla sinistra. Ora mi sposto anch'io sulla sinistra, sempre che non ci sia nessuno. No, non c'è nessuno. In scia dietro la Mercedes. Attenzione. 89 km orari. Rompiamo la barriera del suono, rompiamo. Là cosa c'è scritto in arancione? Guarda questo, guarda questo. Mi sono spostato perché per evitare l'incidente, non per volerlo sorpassare. Perché non credo che avrei riuscito a. Che sarei riuscito a frenare. Lei devo stare qui, vero? Sì. Questo che paese è? Ah, Rotterdam. Rotterdam dove nel gioco, cioè a parte che l'hanno rivisto completamente qua dal mappa originale, perché nel mappa originale è un po' diverso Rotterdam. Potevi levarti prima. Tipo qua nel multiplayer c'è sempre un botto di casino tra qua e l'aeroporto, cioè tipo l'hanno modificato tantissimo Rotterdam. In meglio, non in peggio. La promo quasi sempre modifica in meglio. Anzi, diciamo sempre. Sta parte che c'è questo tunnel invece è rimasta invariata. È invariata, è un po' diversa perché comunque il tunnel scende. Sì, c'è qualcosina di diverso, eh. Mettiamo il folle. Cosa che avevo detto di non fare, ma. Così. Ecco, rimettiamoci la marcia. Cos'è tutto questo ritardamento? Tu con questo coso qua, a momento ti vengo dentro. Vedete quando vi dicevo del cambio automatico? Qui fa tutto da lui. Scala, cambia, scala, cambia. 78 all'ora adesso siamo, andiamo bene. 56 minuti dovremmo farcela, dai. Anche senza dovremmo. Ce l'abbiamo fatta. We did it. Ora troviamo un po' di traffico. Traffico. Un incidente e non ce l'abbiamo fatta. Io autosalvo perché non frenare a me di salita. Perché una volta facendo una di queste cose, tipo, mi ha toccato il camion sotto, essendo davvero molto basso. Ora vi faccio anche vedere quanto basso. Vedete che è molto basso. Mi ha toccato sotto e praticamente mi ha fatto un volo gigantesco. Si è accappottato. Ci passa l'aereo sopra. Un casino di cose. Guardate gli aerei giganti. Quello lì cos'è? Un 747-800. Dove vai? Un Boeing, insomma. Boeing 747 sicuramente. Poi l'altra cifra non so cosa ti indicare. Non è questa la nostra uscita. Dov'è che dobbiamo uscire? La prossima. Forse sì. Così ci siamo risparmiati un centinaio, forse anche di più di chilometri, passando da questa strada. Se no a questo punto saremo ancora tipo a Rotterdam adesso. E forse lui ci faceva anche passare da quest'altra parte, per cui non saremmo a Rotterdam. Cioè, grosso modo, cioè, più o meno in proporzione sì. Però diciamo di no. Togli le DC. Inizia a impostare un trattino di retarder, anzi non metterlo, che tanto non serve. Tempo che arriviamo là, di nuovo solo 110 quintali, rallentiamo. Poi non siamo neanche aerodinamici, per cui ancora meglio, cioè ancora meglio no, perché consumiamo di più però. Acceleriamo un pochettino, se no ci fermiamo in autostrada, non va mica bene. Poi diventiamo di pericolo per gli altri. Eccoci qua. Mettiamo due tratti. Giusto per mantenere la velocità stabile. Stabile, via. Costante. Acceleriamo. L'uscita di curva si accelera. Questa zona qui mi ricorda Venezia. Nel gioco, in un'area. Ci sono le fotocamere che hanno le orecchie. Permesso.
macchine che non ti fanno girare. Lo so io. Maleducati. Di qui si sale ancora. Si andrà verso la Danimarca, suppongo. Devo scrocchiare le dita. Non ho potuto mettere il retarder prima. Ok, eccoci arrivati. Amsterdam. Là c'è un DAF CF, nel caso non l'abbiate visto ve lo faccio notare. Che splendore. DAF CF. Entriamo qui dentro. Un altro semaforo, cosa ci mettono? Gli sbarchi di traffico dove non c'è. Nella zona industriale dove non c'è. Dove attraversare una volta al giorno la persona per andare e tornare da lavorare. Andiamo? Dobbiamo andare qui alla DB Schenker. Che bel semirimorchio. Peccato che io non tornerò indietro di qui con quello. 99 su 100 o ne prendo. C'è il guida. O ne prendo un altro o non lo prendo nemmeno. Mettiamo l'altro marcio. Un'altra marcina fatta bella. Tutti insieme i rimorchi delle logistiche sono qua praticamente. E non so cosa ci serve un cingolo messo in ribalta, però va bene. Mostrami adesso i risultati, per favore. Possiamo anche mettere i carichi fragili. Ok, vediamo un pochettino. Spegni il camion. Vediamo un pochettino. Questo è molto muy interessante, ragazzi. Questo ancora di più. Ma questo è proprio muy interessante. 220.000 euro. Niente ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.